scatto da Rimini, altra giornata a quattro occhi con gli assi. Parte Bartali per la tappa cronometro, all'arrivo se la prenderà coi tifosi che impediscono di stringere le curve. Parte Coppi, deciso a dosare lo sforzo. Astrua ipnotizza la strada. Magni si impegna nella solita battaglia di conservatore della maglia rosa. In piano i primi 15 chilometri, ma poi eccoci con Van Stembergen, la salita del titano. La pedalata porta la firma del Gran Fausto. È in ritardo da Astrua, sta recuperando. L'ultimo tratto è di quelli che spezzano le gambe, pompano via il fiato. Largo a Coppi, questo si chiama veramente guadagnarsi la strada. Fausto ha avuto via via una ripresa formidabile proprio da titano. Ce l'ha messa tutta e si vede. Ma Astrua è stato indomabile. Una media di oltre 33 con quel finale di rampe, la vittoria sui più forti scalatori e la maglia rosa. Da Rimini si riparte per Bologna. Fuggiti senza sospetti, Bevilacqua, Casola, Marinelli, a cui si è aggiunto Van Stembergen. Astrua si godrà fino a sera la maglia rosa. Fuggevole veduta di Sant'Apollinare. Gaibana ha preparato una doccia scientifica e artificiale, ma a Ferrara ne offre una naturale. Il gruppo passa tra l'acqua, l'aria grigia e i coloriti applausi con 8 minuti di distacco. Gli irraggiungibili hanno infilato lo stadio di Bologna, propizio a Magini. Qualche centimetro prima di lui è arrivato il suo ganacino. La Garisenda si spesola in giù a vedere. Oggi si ritorna in Lombardia, da Palazzo d'Accursio, partenza per Brescia. Ma l'auto della RAI cerca notizie, bisognerà inventarle. Anche Tragella riposa, ci pensano gli assi a sorvegliare la corsa. La strada ha un'evviva per tutti. Questo passaggio sul Po a Borgoforte dice la fisionomia della giornata, vispa ma compatta. E l'unico episodio è l'arrivo, con lo scatto di Leoni su Conti, Brasola e tutti quanti. Leoni ha vinto nella Leonessa d'Italia.